Deborah, buongiorno! Buonanotte, direi. Dove sei? Raccontaci, che ci fai a Hong Kong? Hong Kong e sto partecipando a un convegno internazionale ed ecumenico molto interessante organizzato da Ecclesiological Investigations. E lo scopo è quello di esplorare il mondo, l'eredità del cristianesimo in Cina. Bene, Deborah, ma spiegaci perché proprio a Hong Kong questo convegno? Anzitutto il gruppo Ecclesiological Investigations ogni anno organizza il proprio convegno in una città significativa del mondo per il tema che esplorano. E in questo periodo si è pensato alla Cina e in particolare a Hong Kong perché la vicenda del cristianesimo in Cina è davvero molto particolare e in un contesto di dialogo interreligioso ed ecumenico la città di Hong Kong si prestava in maniera particolare a essere punto di incontro e ponte fra culture diverse. Deborah, sabato prossimo in programma c'è la tua relazione. E di che cosa parlerai? Beh, cercherò di esplorare in qualche modo le dinamiche che permettono alle religioni di essere costruttrici di pace o, al contrario, partecipare ai conflitti e diventare strumento di guerra, strumento di conflitti. Ovviamente nella mia relazione cercherò di tener conto di quanto viene detto in questi giorni durante il convegno, trattandosi di una delle relazioni conclusive di una sessione plenaria. Devo dire che il talk che avevo preparato prima di partire si sta gradualmente trasformando e precisando perché la vivacità e gli stimoli che sto vivendo in questi giorni è straordinaria e del tutto inaspettata. Il titolo del convegno poi è davvero particolare, si parla di la cristianità e le religioni in Cina, passato, presente e futuro. Che cosa ci puoi dire in proposito del futuro? Il futuro è senza dubbio un territorio di esplorazione, che però diventa comprensibile in certa misura, un orizzonte se non proprio prevedibile, ma quantomeno, come dire, sì, più comprensibile, più vicino a noi, nella misura in cui siamo più consapevoli anche del passato e facciamo i conti con il passato e con il presente. Cinese. Parlare di religione in Cina ovviamente richiede l'utilizzo di categorie completamente diverse da quelle che useremmo in un contesto europeo o comunque occidentale. Significa confrontarsi con la trasformazione che il cristianesimo o altre religioni hanno subito a contatto con le tradizioni cinesi e nello stesso tempo quindi il rapporto tra identità e memoria anche all'interno delle tradizioni cinesi. È sicuramente un panorama molto complesso. È un futuro tutto da scoprire, tutto da vivere, tutto da esplorare, ma se siamo onesti con noi stessi e con la storia nostra e di questo paese e anche con la sua vicenda coloniale, postcoloniale, forse possiamo riuscire a rintracciare dei punti di riferimento che ci permettono di costruire una pacifica convivenza tra le diverse religioni. Che clima si respira in questi giorni? È un clima anzitutto di dialogo, ci sono discussioni molto accese, devo dire non si fanno sconti fra gli interlocutori e nello stesso tempo però di reale interesse a trovare un punto di incontro, un punto di dialogo, il che vuol dire che si ragiona e si discute insieme non per difendere la propria prospettiva, ma per condividerla e trovare insieme quello che può essere un risultato nell'incontro. Che si genera attraverso il confronto e attraverso anche il disaccordo. È una cosa diversa, si argomenta non per avere ragione e per difendersi, ma per trovare insieme una verità, un terreno di incontro comune. E poi è chiaro, il clima internazionale ossigena la mente, le idee, offre stimoli, ci permette di guardare noi stessi in maniera anche completamente diversa da prima. Senti Deborah, raccontaci qualcosa di Hong Kong, che cosa ti porterai a casa di questa esperienza? L'esempio di una città in cui culture e religioni diverse convivono nel rispetto reciproco, in totale serenità e spesso nella curiosità di conoscersi l'un l'altra. Penso che oggi ci sia particolarmente bisogno di un esempio del genere. Allora Deborah, grazie per il tuo contributo, davvero, ci rivediamo a Trento presto e salutaci la Cina. Grazie, senz'altro.